Benissimo, ti ringrazio molto Gennaro, grazie a tutti per la partecipazione. Quindi abbiamo avuto anche la sigla oggi, avete visto, quindi insomma siamo in ottima compagnia. Benissimo. Allora, l'idea di questo incontro mi è venuta proprio perché i grandi problemi che noi abbiamo, spesso e volentieri, ma anche su richiesta degli studenti, sono proprio quelli di imparare a parlare e per parlare chiaramente, al di là di strutture e tutto quanto, gli studenti hanno bisogno di parole. Quindi, quello che è l'obiettivo del nostro incontro e perlomeno l'approccio che ho voluto dare io a questo nostro incontro è quello di presentarvi alcune conclusioni della ricerca glottodidattica contemporanea. Quindi non, cercheremo di passare in maniera molto rapida su quelle che sono gli approcci e i metodi che tutti conosciamo, visto che siamo degli addetti ai lavori. E vi vorrei presentare alcune conclusioni della ricerca glottodidattica contemporanea e nella seconda parte di questo incontro presentarvi proprio delle soluzioni pratiche e concrete da adottare in classe. Quindi spero che siate tutti pronti ed entusiasti per questa cosa, cominciamo ad entrare nella presentazione. Ok, allora, così va troppo veloce, benissimo. Allora, questo è il nostro sommario. Partiremo dall'ampliamento lessicale, rapidamente sugli aspetti teorici, una veloce panoramica, punto di vista dello studente, punto di vista dell'insegnante. Sempre per quanto riguarda l'ampliamento lessicale, brevi cenni sulla ricerca glottodidattica. Seguirà l'esperienza dei docenti, quindi quello che facciamo noi in classe, vediamo un po' di teorie su quello che facciamo noi in classe, poi entreremo in classe direttamente, come ci siamo detti. Allora, per quanto riguarda questi aspetti teorici, l'aspetto più storico della glottodidattica in generale voleva che fino a tutti gli anni Ottanta il lessico non venisse particolarmente curato e veniva affrontato appunto con un approccio più naturale, senza un lavoro specifico, ad eccezione di dare agli studenti delle liste di parole decontestualizzate. Se avete dei libri un po' vecchi, se avete potuto vedere questa cosa nei libri un po' più, diciamo, attempati, avete trovato spesso queste liste di parole decontestualizzate, quindi e spesso qualche studente ancora con un approccio più tradizionale probabilmente vi ha chiesto di dargli delle liste. L'evoluzione della linguistica ha voluto che dagli anni 90 in poi, con l'approccio comunicativo e le teorie degli sviluppi dell'interlingua che conosciamo benissimo, si è cominciato a dare un aspetto e un valore un pochino più approfondito e un'importanza sicuramente più ampia a quello che è l'insegnamento del lessico. Anche l'esempio di Orestis vi ha fatto un po' capire come sia proprio fondamentale proprio dal punto di vista dello studente, quando si approccia allo studio della lingua, avere un numero di parole che sia abbastanza ampio per permettergli di esprimersi. Quindi, che cosa possiamo dire? Sappiamo che non basta incontrare una parola per apprenderla. È chiaro. Questo tipo di incontro deve avere in qualche modo un valore emotivo e cognitivo speciale, okay? Per rimanere, per essere appresa, per essere fatta propria dallo studente. E questo fa parte un po' di tutto quello che è l'esperienza, no? L'esperienza della lingua.
In realtà a questo possiamo aggiungere una postilla, qualcosa di diverso, perché possiamo aggiungere che non si tratta solamente di avere un approccio emotivo ed emozionale meramente, così come era previsto dalla psicodidattica, se vi ricordate Gardner tra gli anni 80 e 2000 più o meno teorizza questa cosa. Parliamo di ora, parliamo di questa situazione, parliamo del contemporaneo, perché tutte le teorie che abbiamo studiato sono distanti da quella che è la situazione contemporanea, dalla situazione di lockdown che abbiamo e stiamo vivendo un po' tutti quanti. Quindi lo scenario in questo preciso momento è completamente rivoluzionato. Penso e spero, insomma, che ognuno di voi abbia potuto fare questa prova con i propri studenti. Quindi avete visto che sì, va bene tutte le teorie, però in realtà ci troviamo in un momento unico della storia della linguistica e della glottodidattica in generale. Quindi stiamo un po' navigando a vista e stiamo cercando di vedere come ci possiamo organizzare. Quindi siamo tutti insieme pionieri. A questo punto vi faccio una domanda. Vi faccio una domanda, eccola qui. Secondo voi, quali sono le caratteristiche dello studente 3.0? Perché il 2.0, secondo me, l'abbiamo già superato, quindi siamo davanti allo studente 3.0, quello con il quale stiamo facendo lezione, con il quale abbiamo fatto lezione proprio in questi momenti di emergenza. Vi chiederei di rispondere nella chat e chiederei, esatto, a Ok, Gennaro allora, di abituato aiutarmi. ai social, immagini e video, forte Ok. uso del cellulare, Sì. studente che richiede input differenti, più dinamici e interattivi, conoscere Bravo. la tecnologia, molto autonomo, iperconnesso, visivi, uso internet, gestire tempo, dinamico e creativo, molto Oh, sì. distratto. Input dinamici, insicuro, uso dei social network, confuso, molto molto distratto, veloce ma Benissimo. poco concentrato, dipende Ottimo. dall'età, rilassato, distratto, impaziente, plurilingue, conosce altre lingue, ha vissuto all'estero, poco concentrato, bisognoso di continui stimoli, Oh sì. cerca tutto su Google, Oh sì. meno concentrato. Flessibile e capace di superare le sfide della situazione in cui si trova, Vero? incostante, uso di enciclopedia in rete, Wikipedia, Certo. assolutamente dipendente dai social network e riesce a memorizzare l'immagine più che le parole, incontrollabile, multitask e distratto, abituato a usare la Ottimo. tecnologia, ma nel mio caso anche di bassa scolarizzazione, ha bisogno di inserirsi nel contesto italiano socio-lavorativo. Ok, questo è molto Usa traduttori interessante. online multitask. Ok, benissimo. Allora, Grazie a tutti. grazie veramente. Le parole chiave, i concetti ci sono tutti, quindi vedo che avete fatto tutti la mia stessa esperienza, soprattutto con la distrazione e con il cellulare continuo in mano di questi ragazzi, anche perché erano costretti, visto che siamo tutti dentro casa. Vediamo un po', io ragionando su quello che ci siamo detti, mi sono fatta la stessa domanda, mi sono data le stesse risposte, quindi ci siamo. Vi ricordo che lo studente 3.0 è il lessico, perché ogni tanto lo ribadisco, parliamo di lessico, semplicemente di lessico. Io ho notato una grandissima riduzione dei tempi di concentrazione, quindi questo fa appunto il paio con quello che ci siamo detti, che mi avete detto, estremamente distratto, volatile, eccetera. Quindi ha un approccio multimediale. Chiaramente ora è più che obbligato ad avere questo approccio multimediale e ha un'enorme necessità di visualizzare le immagini. Quindi ci siamo detti tutti e siamo tutti concordi su questa situazione. Allora, vi faccio vedere questa slide in cui appunto diciamo che la rete e tutti i devices
hanno rivoluzionato il suo contesto di apprendimento e ne hanno modificato i tempi e le modalità. Questo lo sapevamo già dalla classe. Ma quello che vi posso aggiungere, e appunto è una delle conclusioni della glottodidattica contemporanea, è che siamo in un momento di passaggio molto particolare. Stiamo passando dall'e-learning, che è quello con il quale noi abbiamo lavorato e stiamo ancora contemporaneamente lavorando, al M-learning, quindi non è semplicemente un e-learning, ma stiamo passando a M-learning, dove M-learning sta per mobile, quindi il principale imputato, comunque alleato, è sempre lui, il cellulare, perché oramai lo studente ci segue e studia e si basa e basa tutto il suo processo di apprendimento su questo strumento, sul cellulare. Quindi ecco che stiamo passando non più da una postazione fissa come ci stiamo incontrando noi in questo momento, ma non so se vi è capitato di avere gli studenti che seguivano le lezioni con il cellulare da un parco pubblico, quando ci si poteva andare, o camminando per strada, o in una situazione comunque dove il suo quadro di apprendimento è diventato un quadro di apprendimento mobile e portabile. Portabile. Quindi questo porta con sé, come abbiamo visto, tutta una serie di conseguenze, che è l'estrema distrazione dello studente, la volatilità anche dei suoi sguardi, quindi non riusciamo a catturarlo più di tanto, perché nel frattempo passano le macchine, passa un altro pedone, si trova in mezzo a un prato, sentiamo il rumore degli uccellini. Quindi questo momento di passaggio ci deve portare, ci deve stimolare appunto a fare e proporre delle attività che devono essere anche compatibili con questo contesto di studio rivoluzionato, completamente rivoluzionato, quindi non più nel silenzio di una stanza con una lavagna eccetera, ma nemmeno in una situazione in cui ci troviamo noi adesso, spesso sono con il cellulare. Quindi, tra l'altro, questo passaggio e-learning, m-learning, è anche un passaggio che sta portando un tipo di rapporto uno a uno tra l'insegnante e lo studente e in maniera privilegiata, quindi stiamo privilegiando questo rapporto uno a uno e molto meno, anche perché gli strumenti e le piattaforme con i quali lavoriamo ci consentono fino a un certo punto di poter far lavorare gli studenti tra loro, ci consentono molto meno di farli interagire tra loro. Quindi il valore della lezione in presenza che stiamo tutti rimpiangendo, credo, è anche quello di poter creare il gruppo classe, e è leggermente penalizzato per quanto riguarda non solo la modalità e-learning, ma anche la modalità e soprattutto la modalità m-learning, mentre invece continua ad essere salvaguardato questo tipo di rapporto uno a uno tra studente e insegnante. Ripeto, l'emergenza Covid ci ha portato a dover affrontare improvvisamente questa situazione, quindi la nostra reazione, come la reazione degli studenti, è stata repentina e direi anche piuttosto positiva. Però ad un'analisi secondaria di questi dati vediamo che probabilmente è molto più facile, l'abbiamo visto, fare lezione con uno studente che non con una classe di studenti interi, proprio perché gli strumenti sono quelli che sono e manca la parte di condivisione emozionale, condivisione in classe. Ok, quindi ci sono delle ricerche, poi in bibliografia alla fine troverete appunto dei saggi e delle ricerche che se avete intenzione di approfondire questo passaggio tra e-learning e m-learning vi potranno dare una mano. Siamo tutti dei pionieri, quindi dobbiamo vedere dove questo passaggio ci
ci porterà nei prossimi tempi, nei prossimi momenti del nostro lavoro. Allora, siete pronti per un'altra domanda? Viste queste premesse, vi chiedo nuovamente di scaldare le dita per vedere in chat e vedere insieme, secondo voi, come deve lavorare allora l'insegnante 3.0, perché se lo studente è 3.0, anche l'insegnante, anche noi dobbiamo diventare 3.0. Secondo voi, che cosa dobbiamo fare? Proviamo a rispondere nella chat. Così Gennaro mi dà una mano. Allora, lezioni appositamente pensate per l'M-Learning, originalità 24 ore su 24, motivare gli studenti, integrare multimedia, offrendo, usando, combinare più approcci, va ovviamente la chat va mitragliatrice, quindi cerco di... Troviamo qualche parolina chiave? In maniera interattiva più del solito. Stimolare di continuo con immagine e interazione, svegliare gli studenti, flessibilità, pazienza, cambiare la propria metodologia, essere versatile per competenza e non conoscenze, individualizzare i corsi, monitorare, sempre a disposizione, essere creativo e catturare l'attenzione, coinvolgere tutti, usare le tecnologie, classe capovolta. Brava. Mettere da parte la tradizionale ma non più applicabile lezione frontale. Ok. Disponibile, lavorare con immagine, aumento delle abilità produttive ad uno capovolta, responsabilizzare e coinvolgere gli studenti, breakout rooms, responsabilizzare e coinvolgere gli studenti, flipped lesson. Ok, eccoci maggiore qua. Praticità e motivazione, esempi pratici personalizzati, usare la Flipped Classroom, usare più strumenti. Ok. Ok, allora, vedo che, come dicevamo, la reazione dell'insegnante 3.0 c'è stata, e c'è stata anche in maniera piuttosto vigorosa, chiaramente. Certo, non sono d'accordo con qualcuno che ha detto di cambiare metodologia. Ok, su questo non, vi dico che secondo me cambiare metodologia, nel senso tipologia di attività, non sono perfettamente d'accordo. Adattare la tipologia dell'attività allo strumento, quello sicuramente sì, però cambiare completamente metodologia, secondo me no. Allora, eccolo là l'insegnante 3.0, un genio ovviamente, no? Quindi... L'insegnante 3.0, il lessico, deve continuare a lavorare ancora sui campi semantici, sulle collocazioni, sulle associazioni di parole, eccetera. Questo sicuramente sì, per un motivo molto semplice, che il processo di apprendimento, così come abbiamo studiato in tutte le teorie, emisfero destro, emisfero di sinistro, la totalità, eccetera, il processo di apprendimento dal punto di vista proprio del cervello dello studente è sempre lo stesso. Quindi non possiamo allontanarci troppo da quello che è la metodologia più classica, nel senso lavorare su campi semantici, eccolo lì, come vi dicevo, le varie collocazioni, le associazioni, le parafrasi, tutto quello che conosciamo, ok? Dobbiamo prevedere per lo studente un percorso lessicale che sia sempre e comunque coerente con le sue esigenze, e questo va concordato. Questo è ancora una delle basi della nostra professione, del nostro mestiere. E come avete detto tutti quanti, deve proporre l'insegnante delle esperienze innovative, perché siamo in un campo nuovo. Quindi semplicemente dobbiamo proporre questo tipo di esperienza, appunto l'apprendimento, in un modo nuovo, in un modo diverso, ok? Compatibilmente con lo strumento con il quale ci troviamo davanti. Quindi dobbiamo stimolare, emozionare, dobbiamo insomma vedere di fare qualcosa che catturi l'attenzione dello studente e che rimanga come esperienza formativa all'interno appunto dello studente, insomma, nello studente. Allora, secondo me, e questa è la chiave che vi propongo, ecco, questa bella chiave,
Uno dei modi per fare questo, chiaramente non ce ne sarà uno, ma uno dei modi per fare questo, per arrivare al nostro obiettivo, alla nostra meta, è quello di introdurre la sensorialità per riequilibrare la dematerializzazione del processo di apprendimento. Perché quello che stiamo dicendo è che lavoriamo con gli ebook, lavoriamo sempre con meno carta, lavoriamo con uno strumento che è portatile, quindi in mezzo a un prato, dentro un mercato, quando potremo riandarci e tutto quanto. Quindi il processo di apprendimento che prima era, passava per carta, penna, libro, odore della stampa, situazione, deve essere in qualche modo riequilibrato con qualche fattore sensoriale, okay? Con qualche suggestione sensoriale, proprio per renderlo più concreto. Okay? Questo perlomeno è la chiave che ci aiuta un po' a riequilibrare questa estrema volatilità di tutto il processo e che stiamo vedendo proprio in questo periodo. Ok, allora. La domanda non è per voi, ce la facciamo insieme, ma quanto e quale lessico? Questa è la domanda delle domande. Devo insegnare ai miei studenti. Quanto e quale lessico? E vediamo un po'. Allora, sicuramente vi ricordate che tutte le teorie che abbiamo studiato, ma le avete sperimentato anche sul campo. C'è una parte del lessico che viene chiamato lessico ricettivo e sono le parole che lo studente comprende, capisce. Ok. E poi c'è una parte del lessico che è il lessico produttivo. Sono il numero di parole, qui parliamo proprio di numeri, il numero di parole che lo studente in effetti riesce a utilizzare. Quindi, come vedete, io ho cercato di rendere immediatamente graficamente visibile queste due realtà. Il lessico produttivo, il numero delle parole usate, è un numero decisamente inferiore rispetto al lessico ricettivo, quindi il lessico che lo studente comprende. Ok. Questi due insiemi non sono in una relazione proporzionale, purtroppo, quindi se lo studente riesce a capire 100 parole, ne produce 20, se la relazione fosse questa, allora io cerco di insegnargli un numero di parole in modo che il lessico produttivo sia proporzionalmente più utile. No, questo purtroppo non si può fare. Perché c'è un problema fondamentale che è quello della fissazione mnemonica, no? Ed è il problema con il quale ci scontriamo e ci scontreremo sempre, a maggior ragione in questo periodo. Quindi la fissazione mnemonica è assolutamente una variabile individuale, che non è incalcolabile, tra l'altro. Quindi varia da studente a studente, da minuto a minuto, da situazione a situazione. Quindi questa è una cosa che non riusciamo a governare. Non riusciamo a governare anche perché il numero, l'ampiezza quindi delle parole conosciute dipende anche da tutte queste variabili, e sono le variabili classiche che conosciamo, quindi la frequenza dell'input facendo riferimento al vocabolario di base, la rilevanza pragmatica, quindi a volte degli studenti conoscono delle parole che sono assurde, però sono molto rilevanti per quello che è il loro lavoro o la loro esperienza fatta in Italia fino a questo momento. Non dimentichiamo la pronunciabilità, perché a volte questo fa alzare di molto il filtro affettivo quando non riescono a pronunciare una parola, no? La molteplicità di significati, il livello di trasparenza del significato, chiaramente, no? Quindi è più facile ricordare una parola che ha un significato molto trasparente e univoco. La similarità di suono. La similarità di suono con la sua lingua madre, evidentemente, la lunghezza della parola, ok?
che a volte sconvolge gli studenti, e le varie regolarità o irregolarità morfosintattiche. Quindi aggiungiamo tutte queste variabili con la variabile K, in assolutamente una variabile impazzita, perché non sappiamo appunto il processo di mnemonizzazione dello studente che dove lo porterà. Aggiungiamo anche che a questa quantità di lessico dobbiamo affiancare anche il concetto della profondità della competenza lessicale, quindi un concetto ancora più tecnico, perché posso ricordarmi il significato di una parola, però posso non saperlo usare nel contesto corretto. Quindi ho bisogno di lavorare su due concetti, non solo la quantità di parole, ma la qualità del mio insegnamento, quindi la profondità che si rifletterà poi sulla profondità della competenza lessicale dello studente. Quindi eccoci qui, quando uno studente conosce una parola, il concetto di conoscenza della parola, ne conosce il significato o i significati, dipende dal livello chiaramente, ne conosce la forma, come si scrive, in tutte le sue forme, singolari, plurali, irregolarità, derivati, eccetera. Ne conosce l'uso nei registri corretti. Quindi stiamo parlando di un lavoro, come vedete, che porta con sé un numero di variabili molto complesso e porta con sé un processo mentale da parte dello studente che, salendo di livello, diventa sempre più ampio. Quindi, come vedete, io ho messo delle frecce perché, come avete visto, studiando di livello in livello, arriviamo poi appunto a conoscere tanti significati, tornando sempre sulle stesse parole o ampliando molto di più le parole, il numero di parole che lo studente conosce. Ok. Quindi il cammino che porta lo studente a conoscere e quindi a una vera competenza lessicale è un cammino non rettilineo, come vedete, che passa da tantissime stazioni in maniera non lineare, quindi non è un ordine, io le ho messe a caso, però per farvi capire che siamo in un universo molto ampio di variabili individuali e non individuali e di struttura, per cui quando parliamo di competenza lessicale parliamo di un mare nel quale dobbiamo cercare di guidare il nostro studente. Quindi passiamo dalla pronuncia alle caratteristiche grammaticali, le varie collocazioni, un lavoro meraviglioso si può fare sulle collocazioni, parliamo dei sinonimi di quella parola, l'uso produttivo di quella parola, quindi proprio l'uso della parola, la morfologia, dal come si scrive in tutte le sue declinazioni, la sintassi, l'uso ricettivo, i suoi contrari. Avrei potuto mettere molte più stazioni, come voi sapete tranquillamente, ma insomma, diciamo, queste sono le caratteristiche più evidenti. Allora, passiamo da questa parte del lavoro, no? Abbiamo parlato dello studente, abbiamo parlato delle variabili, abbiamo parlato del lavoro che lo studente deve fare. Ok, vediamo, ho sbagliato, scusami Gennaro, a questo punto c'era il sondaggio. Ah, ok. Scusa, allora, sì. No, no, figurati, si tratta semplicemente di una domanda molto semplice. Secondo te, quali sono gli aspetti più rilevanti dell'apprendimento di una parola? Indica il più rilevante tra conoscerne diversi significati, saperla scrivere correttamente, saperla pronunciare correttamente, conoscere la categoria grammaticale, saperla usare nei contesti corretti, conoscere le parole che più frequentemente si trovano vicino ad essa. Allora, diamo il tempo di rispondere. Allora, okay. Condividiamo i risultati che adesso ti leggo. Allora,
86% saperla usare nei contesti corretti. Okay. Poi abbiamo 47% conoscerne i diversi significati. Sì. Poi abbiamo il 26% conoscere le parole che più frequentemente si trovano vicino ad essa. Mm-hmm. Poi segue saperla pronunciare correttamente. Poi segue conoscerne la categoria grammaticale e saperla scrivere correttamente. Comunque quella più cliccata è saperla usare nei contesti corretti. Ok, the winner is, no, saperla usare nei contesti corretti. Okay. E conoscerne, seguito da, però un plebiscito per i contesti e i diversi significati. Qui chiaramente dobbiamo sempre fare delle sfumature per quanto riguarda il livello dei nostri studenti, quindi conoscerne diversi significati a livelli diciamo bassi è accessorio rispetto insomma a quello che è il significato di questa, sì, di questa frase per i livelli più alti. Ok, allora io vi dico che, eccoci qua, ci spostiamo, eccolo, questo stesso sondaggio è stato proposto a un gruppo di 28 insegnanti che lavoravano presso un CTP, quando si chiamava CTP, toscano nel 2017. Quindi lo stesso sondaggio che abbiamo fatto noi oggi, con un campione però sondaggiato più rilevante, come vedete ha dato dei risultati del tutto analoghi. Quindi saperla usare nei contesti corretti, saperla pronunciare correttamente. Qui, ma questo dipende dal fatto che si lavora in un CTP, quindi saperla scrivere correttamente. Nel CTP diciamo ci sono anche, come gran parte di voi sanno, ci sono anche delle realtà di avviamento al lavoro in qualche modo, quindi di richieste di permessi di soggiorno, questo tipo di esperienza così, quindi saperla scrivere correttamente è una variabile che ha un peso diverso, perché il campione dal quale ci si riferisce appunto è significativamente diverso, no? Poi conoscerne diversi significati, conoscere la categoria grammaticale e le collocazioni, come vedete qui ha un contesto, un risultato piuttosto basso. Quindi considerate il livello al quale ci si può riferire in un CTP. Quindi, come vedete, Questi sono i risultati. Il numero 1 e il numero 2 si riferiscono chiaramente a un tipo di approccio che è un approccio comunicativo, quindi saper usare la parola nei contesti corretti e saperla pronunciare correttamente. Quindi il lavoro che viene fatto dagli insegnanti, fondamentalmente noi, ma anche in questo altro tipo di contesti, è un lavoro prettamente comunicativo. Segue poi, come vi dicevo, come vi facevo osservare, che a volte in alcune situazioni si ha bisogno di poterla scrivere in maniera corretta. Quindi questo è un po' il panorama che ci troviamo davanti, ma è stato molto interessante vedere le vostre risposte. Allora, passiamo alla conclusione di questa prima parte della presentazione e ci diciamo chiaramente che siamo noi docenti ad avere la maggior parte della responsabilità del percorso di apprendimento lessicale degli studenti. Questo lo sapevamo, ce lo stiamo ridicendo, e a maggior ragione in un momento in cui appunto con il passaggio tra l'e-learning e l'm-learning siamo di nuovo sempre noi da questa parte dello schermo a doverli guidare, catturare, stimolare per avere appunto delle risposte concrete. Siamo sempre noi che siamo attori decisionali di primo piano in questo processo. Un'altra conclusione che possiamo condividere è che dobbiamo arrivare a bilanciare, chiaramente questo si fa in presenza ma anche online, l'aspetto quantitativo e l'aspetto qualitativo del lessico.
In più dobbiamo elaborare e adattare le metodiche che abbiamo sempre usato al nuovo contesto di riferimento. Quindi lavorando nel nuovo contesto di riferimento, lavorando anche sul senso delle parole e il lavoro classico, sulla morfosintassi, sulle collocazioni in genere. Ok, il tutto in una cornice di M-learning. Ok, quindi in questo particolare ambito, nell'ambito lessicale, il compito dell'insegnante è piuttosto difficile, proprio perché, come stavamo dicendo precedentemente, siamo dei pionieri in questo momento. Quindi dobbiamo affiancare le competenze che normalmente abbiamo in quanto insegnanti, quindi le teoriche, a tutta una serie di competenze nuove che stiamo sviluppando proprio in queste ore, stiamo sviluppando insieme, per poter arrivare a pianificare dei percorsi realmente efficaci e realmente dedicati ai nostri studenti con il cellulare in mano. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo e in cui dobbiamo lavorare. Quindi il nostro lavoro in questo momento particolare ci richiede non solo moltissimi aggiornamenti, ma delle competenze che dobbiamo sviluppare anche noi in fase di autoapprendimento o comunque modernizzazione delle nostre appunto competenze. Quindi a questo punto, diciamo, la parte teorica, non vi voglio più annoiare con la parte teorica e spero che siate tutti pronti ad entrare in classe insieme per vedere un po' le attività che vi propongo per fare tutto quello che ci siamo detti, quindi l'uso dell'immaginazione, una nuova creatività e l'introduzione della sensorialità per aiutare gli studenti nel processo di apprendimento. Allora, come vi dicevo prima, le tecniche che applichiamo nelle nostre attività in questo momento sono ancora quelle dei campi semantici, perché di nuovo il processo di apprendimento dato dal cervello dello studente segue sempre le stesse regole che abbiamo imparato. Quindi campi semantici, lavorare sui campi semantici, lavorare sui sistemi completi, alto, basso, bello, brutto, eccetera. Gli accoppiamenti parola-immagine o accoppiamento suono-parola, parola suono, le transcodificazioni, la sostituzione delle parole con perifrasi. Quindi ci muoviamo ancora in questo perimetro, ok? Da non dimenticare, soprattutto per i livelli più alti, di affiancare sempre tutto questo alla comunicazione, comunque all'arricchimento della competenza sociolinguistica dello studente. Questo è fondamentale, il registro, quello che viene chiamato registro. Quindi la competenza sociolinguistica e la grammatica della lingua, per quanto riguarda la comunicazione, rimangono fondamentali. Questo è quello che può un pochino sfuggire proprio in un processo di M-learning, proprio perché è decontestualizzato, dematerializzato ed è molto più facile che sfugga un po' il fatto di poter utilizzare una parola o non utilizzare una parola con certi registri. Quindi facciamo sempre attenzione a questa cosa. Allora, attività numero uno, io l'ho chiamata a scatola chiusa. Prepariamo una scatola con degli oggetti dentro che porteremo, proporremo in classe, facendoli tirare fuori dagli studenti. Faccio tirare fuori dagli studenti da questa scatola, come vedete qui c'è un'immagine, questi oggetti. Allora, io qui con voi ho preparato proprio una scatola che vi voglio mostrare. Eccola qui, guardate. Ok, è una scatola piena di cose interessanti. Spero che vi venga voglia di aprirla subito per vedere cosa c'è dentro, no? Cose colorate, cose carine. Fa anche rumore, quindi possiamo creare una scatola utilissimo per i livelli base, livelli più bassi. Ok,
per i livelli base e i livelli più bassi, sicuramente questa attività. E poi possiamo tirare fuori dalla scatola tutti i numerosi oggetti che ci sono dentro, dalla colla alla gomma da cancellare, ci sta anche una pennetta USB. Come avete visto, questo tipo di soluzione è una soluzione che cattura anche dal video, ok, spero, cattura la vostra curiosità, e spero anche quella degli studenti, fa rumore, quindi io posso vedere e posso in presenza toccare quello che c'è dentro la scatola. Posso posso proporre questa attività, per esempio, anche online, chiedendo allo studente di preparare una scatola con dentro qualcosa, affidandogli, per esempio, un campo semantico da sfruttare. La scatola può essere anche un qualcosa del genere, una pochette con le cose del bagno, per esempio, la spazzola, lo spazzolino, il dentifricio. Quindi possiamo lavorare per i livelli più bassi con questi campi semantici, ok? Però con qualcosa che sia sensoriale, ok? Qualcosa che si può toccare, provare, costruire e condividere poi se si è in una lezione in presenza. Per i livelli più alti questo tipo di attività è un pochino diversa, perché posso chiedere allo studente di creare lui una scatola, affidandogli per esempio un compito, una scatola del viaggio, dove lui potrà mettere biglietti dell'autobus, piuttosto che un fazzolettino di un bar, una mappa, un pezzo di giornale, un qualcosa che possa comunicare e quindi fare lessico, fare discorso narrativo insieme, comunicando un'emozione. Quindi per i livelli più alti lo posso fare, ma devo dare allo studente un obiettivo da raggiungere, qualcosa da mostrarmi. Quindi, attività numero uno, a scatola chiusa, quindi scatenate la vostra immaginazione, trovate delle belle scatole e lavorate insieme ai vostri studenti per aiutarli a memorizzare il lessico. Attività numero due, wow, l'ho chiamato l'improbabile. Eccolo qui, c'è questa bella persona vestita in maniera a dir poco eccentrica. Come possiamo far diventare concreta questa attività? Questa attività è stata pensata per una lezione in presenza, però possiamo provare a spostarla anche nell'online. Quindi, con l'aiuto di un collega o una collega complice, ok? Facciamo entrare questa persona in classe per dirci qualcosa che non è particolarmente rilevante. Questa persona è vestita o vestita in maniera eccentrica. Eccentrica che cosa vuol dire? Non che uno va vestito strano a lezione quella mattina, ma per esempio ha due borse, tante collane, magari indossa un cappello, un guanto solo, porta qualcosa di strano in qualche modo, ok? Quando la persona esce, gli studenti devono provare a descriverlo. Quindi ancora una volta dobbiamo fare in modo che lo studente venga catturato da questo personaggio strano che entra all'interno della nostra classe, quindi che rompe l'attenzione magari di un momento di attività in classe, crea questo break, cattura l'attenzione e quindi crea sensorialità in questo senso, e poi posso, con i livelli più bassi, esplorare il vocabolario dell'abbigliamento, che è uno dei nostri campi semantici, insomma, dedicati appunto per i livelli più bassi. Online è un pochino più difficile da realizzare, perché appunto si crea una distrazione, è quello che stiamo cercando di combattere. Allora che cosa faccio? Chiedo allo studente, l'attività cambia leggermente natura, chiedo allo studente
di indossare, se si trova a casa, dovesse trovarsi a casa, indossare qualcosa di rosso, qualcosa, una maglietta rossa, qualcosa del genere, o prendere dall'armadio. Nel caso in cui si trovi fuori, ed eccolo qui, ritorna l'EM learning, magari inquadrare o cercare qualcuno che abbia un abbigliamento che sto chiedendo, per esempio, ripeto, una giacca rossa, un cappello strano, un paio di scarpe strane, e quindi possiamo provare ad adattare allo strumento che abbiamo in mano, che è il solito cellulare, l'attività che vi ho illustrato fino a questo momento. Ok, passiamo alla numero 3. Vediamo un po'. La numero 3 la conoscete, la nuvola di parole, no? Simona, scusami se ti interrompo, scusatemi sì. Tutti. Allora, 15, altri 15 minuti di tempo, credo che sì, tu sì. Ce la faccia. Ci siamo, sì, okay, sì, sì, perfetto. Ci siamo. Benissimo, ti ringrazio. A te. Ok, allora, la nuvola di parole. La nuvola di parole, devo dire, lo confesso, è una delle mie attività preferite, forse la seconda preferita. La usiamo abbastanza per quanto riguarda tutte le attività di presentazione ed esplorazione del lessico, no? Benissimo, allora vi propongo di provare a far creare nuvole di parole ai nostri studenti. Ci sono tantissimi programmi online che vi aiutano a fare questo. Uno ve l'ho segnato nella slide, www.wordart.com. Quindi, come vedete, questa è una nuvola di parole, una smile che ho creato io proprio per l'occasione. Quindi, vedete, sono tutte le parole della nostra presentazione, il lessico ricettivo produttivo. Possiamo chiedere allo studente, anche per fissare la scrittura, come si scrivono le parole, possiamo chiedere agli studenti di creare loro delle nuvole di parole, dando un tema, una suggestione qualsiasi. Creare una nuvola di parole, se poi andate a vedere, questi programmi sono molto semplici da usare, sono gratuiti, quindi è facile scegliere anche una forma da dare a questa nuvola di parole. Per un lavoro con studenti di livello più alto, possiamo provare ad analizzare, e questa è una cosa che vi dico perché io ho fatto direttamente con una serie di studenti miei di livello più alto o che avevano bisogno di avere delle lezioni con dei linguaggi settoriali, possiamo analizzare il tipo di lessico che viene usato in questi linguaggi settoriali. Esempio, ho fatto delle lezioni che riguardavano la politica internazionale con alcuni studenti. Ho creato delle nuvole di lessico nelle quali facevo vedere un confronto con la nuvola per le scelte lessicali che venivano fatte da un candidato di una certa di un certo partito politico in confronto alle scelte lessicali che venivano fatte da un altro candidato di un partito politico, diciamo, di schieramento opposto. Questo è un lavoro molto interessante, si può fare, vi ripeto, con particolari studenti che hanno bisogno appunto di un sostegno lessicale per quanto riguarda linguaggi specifici e settoriali, quindi per i livelli più alti. Possiamo fare questo tipo di analisi ed è molto molto interessante. Possiamo usare la nuvola di parole anche con in fase di riflessione linguistica in classe, nel senso, quando vado a correggere una produzione scritta degli studenti, posso far vedere loro con una nuvola di parole, che è anche uno strumento statistico, posso far vedere loro come a volte ci siano troppe ripetizioni di una parola, di un aggettivo, di un verbo all'interno di un componimento. Quindi, lavorando e facendogli vedere che magari c'è una parola che compare troppe volte, quindi è molto grande nella mia nuvola di parole, devo
fornirgli e fargli vedere che lui ha bisogno, quindi ha bisogno di lavorare molto sui sinonimi, sulle parafrasi, scusatemi, sulle perifrasi e quindi cercare di guidarlo nel processo di apprendimento. Quindi la nuvola è uno strumento che ci può dare tantissime risorse. Posso semplicemente far dividere le parole se le conosco o non le conosco, farle classificare in qualche modo, oppure farci un bel lavoro tecnico ed approfondito per i livelli più alti, proprio perché la posso creare anche da sola, quindi la posso fare su misura per il lavoro che mi serve. Ok, allora, un'altra attività che vi propongo è questa, il racconto di sostantivi. L'insegnante presenta un testo in classe o online costituito da soli sostantivi. Ok, io qua vi ho fatto un esempio, vi propongo un esempio. Tramonto, fuga, ritorno, spiaggia, mare, amore, non lo vedo tutto, incontro, silenzi, lei e parole. Quindi c'è qualche altra parola che non leggo perché ho un'altra funzionalità sullo schermo. Quindi propongo questo tipo di racconto ai miei studenti in classe o online e chiedo loro di redigere da soli o in coppia una composizione simile. Quindi c'è un filologico in tutto questo, c'è una parte creativa. Devono trovare i sostantivi che gli servono per appunto arrivare a un racconto che abbia un inizio e una fine intuibile, ok? E questo tipo di attività lo posso proporre a tutti i livelli, ok? Come complemento di questo tipo di attività, posso anche poi, alla fine, chiedere agli studenti di scambiarsi i fogli o comunque di inviarsi online la loro produzione e poi, in un momento narrativo che segue, posso chiedere agli altri di completare con tutte le parti del discorso che possono mancare il racconto che è stato, diciamo, abbozzato con i sostantivi dai vari colleghi. Quindi, come vedete, è un'attività che si presta a tutti i livelli. Qui siamo a un grande classico, infatti il classico dell'enigmistica è il cruciverba. Benissimo, ne troviamo tantissimi nei libri, fuori dai libri, nell'editoria specializzata e tutto quanto. Si lavora anche qui per campi semantici, ma quello che possiamo fare è facciamolo creare agli studenti, affidandogli per esempio un campo semantico da esplorare. Quindi vi propongo, come vedete nella slide, ci sono due, eccolo qua. Ok, ci sono due suggerimenti. EduColor è molto molto interessante da visitare, ci sono anche altre attività. Comunque potete creare con EduColor dei cruciverba per gli studenti e poi invitarli a trovare le soluzioni. Altrimenti possiamo fare il lavoro opposto. Creo un cruciverba con le soluzioni e chiedo al mio studente di trovare le definizioni delle parole. Quindi gli fornisco un cruciverba già con le soluzioni e lui mi deve, questo è un lavoro da livello medio e alto, ok? E lui mi deve trovare con una soluzione creativa linguistica le definizioni delle parole. Quindi questo possiamo lavorarci in maniera costruttiva, ma anche al contrario con il cruciverba. Sulla stessa linea del cruciverba è il tabù, che è un tipo di attività che nella scuola dove insegno usiamo moltissimo con grandissimo successo. Spero che quasi tutti lo conosciate. Comunque si tratta di fare indovinare ai compagni della propria squadra una parola segreta senza utilizzare le parole che trovate scritte sotto. Esempio,
Devo fare indovinare alla mia squadra la parola birra senza pronunciare birra, ragazzi, alcol, lattina, pizza e bere. Il tutto con un tempo limitato, cioè una clessidra. Allora, questo vi assicuro che genera un agonismo molto carino negli studenti di medio e livello alto e livello medio, con gli studenti di livello più basso, abbiamo magari meno scelta di parole, questo sicuramente non è il gioco utile proprio per i livelli più bassi. Che cosa possiamo fare? Possiamo, dai livelli medi ai livelli più alti, chiedere ai nostri studenti di costruire le carte, non dare direttamente le carte che troviamo nella scatola del gioco, ma chiediamo loro di costruire le proprie carte, le carte della classe. Ok? Quindi possiamo vedere e verificare con loro il processo mentale e il tipo di apprendimento che hanno fino a questo momento avuto appunto durante le nostre lezioni. Questo è fattibile anche online perché ci sono tantissime app per giocare a tabù anche online, quindi nelle lezioni online. E vi assicuro che se non l'avete mai provato è davvero un'attività di successo. Numero 7, la libreria sonora. Probabilmente questo già lo fate in classe, ok? Ascoltiamo alcuni rumori e entriamo in una dimensione reale diversa da quella dell'aula di studio. Benissimo. Io quando faccio queste attività di solito faccio spegnere la luce, specialmente in finale di lezione dove sono tutti un po' più stanchi, se si tratta di una lezione in presenza. Questa magari online è leggermente meno fattibile, però vediamo, si può adattare. Quindi spengo la luce, ascoltiamo alcuni rumori, entriamo in una dimensione che è diversa da quella che stiamo vivendo in classe, quindi è anche un momento un po' di defaticante per quanto riguarda le attività in classe. E analizziamo il contesto di questi rumori, dove sono, che cosa succede e posso lavorare con degli spidergram su tutti i vocaboli, sugli aggettivi e i verbi, insomma quello che mi può servire per analizzare il contesto sonoro nel quale mi sto immergendo. Quello che vi segnalo, e lo trovate nel link direttamente qui che vi propongo, è questa fantastica libreria sonora messa a disposizione dalla BBC, sul sito della BBC. Se cliccate su questo link vedete vi porta direttamente, dove ci sono 16.000 suoni registrati. I suoni vanno dal rumore di accensione di un tram del 1947 a Londra fino al vaporetto di Venezia, il bar con i rumori di tazzine, il mercato, insomma 16.000 suoni organizzate anche per aree tematiche, quindi potete anche cercare Italy per caso e quindi trovate chiacchiericcio per strada, insomma avete un mare di suoni nei quali poter far immergere i vostri studenti e poi lavorare appunto sul vocabolario che esce fuori da questa libreria sonora dei suoni che avete scelto. Ci si lavora molto molto bene in classe e introduce, come vi dicevo, quella sensorialità e multisensorialità che fa esperienza e poi porta all'apprendimento. L'ultima attività che vi propongo, ci dovremmo essere con i tempi, sì, ok, l'ultima attività che vi propongo è anche questa, un'attività a cui tengo molto, ed è il Silent Book. Allora, esiste una parte dell'editoria, ha cominciato a pubblicare questo tipo di libri che diciamo all'estero sono noti come Wordless Book. In Italia invece ha questo nome specifico, Silent Book. Come potete vedere dalle immagini, si tratta di una storia disegnata, semplicemente disegnata, con dei disegni molto, molto carini, molto emozionali direi, no? in qualche modo. Quindi ci troviamo in un contesto in cui
dobbiamo partire dall'osservazione del disegno e provare a far descrivere ai nostri studenti che cosa ha rappresentato. Sono delle storie, quindi sono delle sequenze, ok? Non ci sono parole. Ora, questo è molto utile, per esempio, in un contesto di lezioni anche con i migranti. Dobbiamo saper scegliere bene il nostro silent book, perché, per esempio, esperienze con il mare, esperienze di viaggio, sono facilmente trasferibili in immagini, e di fatto questo succede, e sono qualcosa che coinvolge anche gli studenti in un contesto migratorio, facendogli superare anche magari il filtro affettivo, qualcosa in più, e li spinge a un momento di produzione orale, e possiamo lavorare benissimo sul lessico che troviamo in queste immagini. Chiaramente più sono coinvolgenti emotive, più il lavoro viene meglio. Quindi, come vi dico, possiamo approfondire sempre di più lavorando anche sui verbi, sulle azioni che troviamo, ma l'importante di questo silent book è che il silenzio della parola scritta vi porterà a vedere che lo studente è incoraggiato ad usare la propria voce e a produrre il linguaggio, e per questo appunto avrà bisogno del nostro lessico. Di silent book ce ne sono abbastanza, è una cosa che insomma sta prendendo piede, e ce ne sono a diversi temi, anche per bambini, anche per chi lavora con i bambini. Sicuramente questo è uno strumento che può utilizzare in maniera costruttiva all'interno della propria lezione, e anche online, come vedete, perché sono proponibili anche online. Ci sono questi silent book, ne ho visti alcuni che parlano proprio anche di guerra, con immagini sempre molto ben fatte, e che possono coinvolgere anche un pubblico più senior, diciamo, quindi non è solamente un'attività che possiamo proporre per fasce giovani, ma dobbiamo essere molto attenti nella scelta del nostro silent, per cui possiamo, diciamo, spaziare un po' per quanto riguarda tutte quante le tipologie dei nostri studenti. Quindi questo l'ho sempre trovato molto efficace, sia in classe sia online, ed è qualcosa nel quale ci possiamo, insomma, un po' specializzare. Allora, a questo punto io ho finito le attività da proporvi. Okay, perfetto. Allora, adesso vi chiedo gentilmente di passiamo alle domande, di usiamo la funzione Q&A, ok? Quindi non scrivete in chat. Allora, in lezione online per l'attività 2 non potrebbe essere proposta un'immagine di una persona vestita in modo stravagante, magari un momento di lezione un po' piatto, più difficile. Magari sì. In un momento, sì, certo. È un'alternativa. Sì, è un'alternativa, ed è quella che ho proposto io a voi, appunto, mettendo quella persona vestita con quelle strane sciarpe, guanti, insomma, colorate che arrivavano fino alle ginocchia. Quindi, certo, è possibile presentarla così. È chiaro che in presenza l'efficacia di questo tipo di attività è, diciamo, più evidente, ma insomma ci dobbiamo adattare agli strumenti che abbiamo, e quindi trovo che la tua sia una soluzione assolutamente percorribile. Ok, poi ci sono siti dove possiamo trovare questi silent book? Allora, semplicemente fate una ricerca su Google. Per il momento l'editoria si sta specializzando in silent book specialmente per i bambini, chiaramente, ok? Ma se andate a fare delle ricerche googolando qui e lì, potete vedere che appunto ci sono delle tematiche, e quella più sfruttata certamente è quella del viaggio, che potrete utilizzare anche nelle vostre lezioni. Quindi cercate, vedete.
Ok, poi c'è quando nella teoria si parla di collocazione, ci si riferisce al contesto? No, no, per quanto riguarda la collocazione parliamo delle varie occorrenze, no? Nel senso, quando trovate che la parola, una certa parola, un certo verbo va sempre insieme a una certa preposizione, quindi mi riferivo a quello. Ok, poi c'è complimenti per l'interessantissimo webinar, Grazie. complimenti per l'argomento proposto, Grazie. quindi un ottimo feedback. Ok, c'è chi dice molto interessante il silent book, mi è venuto in mente che si potrebbe riutilizzare qualche striscia di un fumetto umoristico senza parole. In questo senso ha qualche indicazione? A me viene Allora, in mente, aspetta un attimo, a me sì, viene in scusa. mente solo Mordillo al momento, o è troppo complesso? Mordillo è complesso, eh? Mordillo è Ok. un'ottima idea, ma Mordillo è complesso perché i codici comunicativi sono complessi. Come potuto vedere, Roberto, quello che io ho proposto come silent book aveva un codice comunicativo abbastanza essenziale, in modo che fosse la parola prodotta dallo studente ad avere un peso maggiore. Quindi, considera che il tuo contesto di insegnamento di riferimento è quello che ti deve guidare un po' nella scelta del tuo silent book, perché se tu lavori in un centro di accoglienza o con degli studenti che hanno delle esperienze più limitate, è chiaro che proporre Mordillo comincia a essere un po' troppo onirico, diciamo così. Molto più facile proporre Mordillo in un contesto di ragazzi più giovani, magari universitari o fine del liceo, qualcosa così, dove certamente il tuo codice comunicativo può essere ben catturato da questi studenti. Quindi devi analizzare chi hai di fronte e scegliere il silent che può essere più adatto allo studente che è di fronte, al gruppo. Ok. Spero di, insomma, essere stata Sì, sufficientemente chiara. certo. Ok. Ok, poi c'è spesso insegno online a studenti da diverse parti del mondo che vogliono imparare l'italiano per viaggiare in Italia a livello A1 o A2. Di solito mi focalizzo sul lessico semplice ma con un'attenzione al registro. Per esempio Bravissima. vorrei e non voglio. Mi chiedo spesso Brava. però è importante insegnare l'uso del lei o si potrà lasciare? Ok, dovremmo fare un altro webinar su Infatti, questo. sì. Okay. Questa è una domanda per la quale ci prenotiamo per il prossimo webinar. Anche qui dipende dal tuo studente, chiaramente. Se stai parlando e stai formando uno studente giovane, il lei potrebbe essere prescindibile, ok? Io non ne prescindo mai, devo dire, perché appunto devo mettere in mano al mio studente tutti gli strumenti utili che possano aiutarlo anche in un viaggio appunto di piacere in Italia. Speriamo che ricomincino presto questi viaggi, quindi cerco di dargli sempre tutti gli strumenti utili per farlo trovare a suo agio. Sì, poi in Però è una una mia scelta situazione, personale, capisci? certo, io in una situazione di viaggio secondo me non si può tralasciare perché comunque ha una frequenza altissima il registro formale nei vari contesti, nelle varie situazioni, quindi di primo approccio con persone che non conosciamo, quindi fondamentalmente io direi che non si può tralasciare, cioè. Direi di no, però insomma, sai, dipende, ti ripeto, anche dallo studente. Comunque, consegnare al mio studente tutti gli strumenti utili, poi lui può scegliere se usarlo o non usarlo, questo lei, però deve essere in grado di, quantomeno, di capire che Certo. si stanno rivolgendo con il lei e quindi poi poterlo, appunto, da ricettivo passare al produttivo. Allora, si possono trovare silent books online e gratuiti? Guarda, quello che ho visto io nella mia ricerca, no, ancora no, quindi no, io non ne ho trovati, ok? Ti rispondo personalmente, io però nel mio contesto non l'ho trovato. Ok, allora vediamo un attimo. Il racconto di sostantivi si potrebbe fare anche con i verbi o gli aggettivi?
Sì, perché no? Il valore e la potenza di un sostantivo è sicuramente più creativa che non quella del verbo, che il verbo mi porta direttamente a un'azione, quindi il verbo è più concreto, il sostantivo è più sfumato e mi dà più possibilità creative, però certo sì. Ok. Allora, adesso vediamo giusto qualche altra domanda. Possiamo creare noi dei silent book e chiedere a livelli più alti di realizzarli? Cioè, sì. Ragazzi, sono molto contenta che l'operazione Silent Book abbia avuto così successo, perché io li adoro in particolare. Perché no? Potete assegnare un compito ai vostri studenti e farglieli realizzare. Attenzione, perché potreste trovarvi di fronte al fatto che lo studente vi dice: ma io non so disegnare. Quindi c'è sempre questa parte, io disegno male. Se sapete di essere in una classe di gente, perché mi è capitato di trovare, particolarmente creativa e che ama anche disegnare, perché no? È un'attività che potete fargli realizzare, certamente. Io insegno a donne migranti adulte, sono interessata ai suoni, per esempio quelli del blackout. Qualche suggerimento dove trovarli? Sì, c'è nel sito, no? C'era il sito, lo trovate nella slide, comunque è una libreria sonora messa a disposizione dalla BBC. Nella slide, aspetta, adesso forse se la posso rimettere, non so se l'ha segnato, eccolo qua. Questo è il sito. Ok, perfetto. Bene, allora io a questo punto ringrazio Simona per la sua presentazione, diciamo per la sua disponibilità.